Per rispetto alla cultura ebraica, il giorno della memoria quest'anno sarà celebrato venerdì 26 gennaio anziché il 27 anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. A Faenza si terrà la tradizionale cerimonia sul lungo fiume Amalia Fleischer con l'omaggio alle vittime della Shoah e dei campi di sterminio nazisti, la deposizione della corona di fiori al tempietto della memoria, le letture degli studenti della scuola primaria Carchidio, gli interventi delle istituzioni e del professore Cesare Finzi. Alle scuole Strocchi invece gli studenti ascolteranno la testimonianza di ex alunni che durante lo scorso anno scolastico hanno partecipato al viaggio della memoria nei luoghi dello sterminio. Come di consueto, il giorno della memoria sarà accompagnato da una serie di iniziative nelle scuole faentine prima e dopo il 27 gennaio. L'evento più importante si terrà giovedì 11 gennaio, quando davanti al monastero di Santa Chiara in via della Croce verrà deposta una pietra d'inciampo in memoria di Amalia Fleischer, morta ad Auschwitz dopo essersi rifugiata all'interno del convento con l'introduzione delle leggi razziali in Italia nel 1938. Fu arrestata il 4 dicembre 1943 in monastero. Quel giorno si inginocchiò e chiese una benedizione per il suo popolo. La storia di questa donna, prima avvocatessa in Sud Tirolo, che cercò riparo nella nostra città, sarà ricordata dai ragazzi del liceo Torricelli. Dall'11 al 30 gennaio si seguiranno quindi molti appuntamenti, mostre, spettacoli teatrali, incontri di approfondimento, in particolare fra gli studenti e i depositari della memoria di quello che vollero dire le leggi razziali e la persecuzione, diretta non solo verso la popolazione ebraica, ma anche verso i dissidenti politici, i cosiddetti ribelli, i disabili, i rom, gli omosessuali. Il liceo Torricelli Ballardini e l'istituto Riani racconteranno il proprio viaggio ad Auschwitz. Le Don Milani e le Gulli realizzeranno un video in stop motion per il concorso del Ministero I Giovani Ricordano la Shoah. Ripercorreranno la storia di Anna Frank e daranno vita ad un video musicale nella lingua dei segni. Nelle scuole primarie dell'Istituto Complessivo Matteucci verrà realizzata una biblioteca con testi per ragazzi che affrontano la Shoah. Alla Cova Lanzoni invece sono già stati piantati crochi che si trasformeranno in stelle gialle a ricordare le vittime dei nazisti. Alla Biblioteca Manfrediana si ripercorrerà la storia di quattro poetesse che affrontarono personalmente lo sterminio. L'Istituto Persolino Strocchi ricorderà la deportazione dei disabili realizzata attraverso autobus colorati, rossi e gialli, per far credere alle vittime di star per intraprendere una sorta di gita, ingannandoli ed evitando quindi qualsiasi loro reazione. Il liceo classico ricorderà Vittoria Nenni, figlia di Pietro Nenni, arrestata in Francia per la sua lotta antiregime, morta di tifo anche lei ad Auschwitz. Il giorno della memoria riguarderà anche i bambini della scuola dell'infanzia Il Panda, che affronteranno letture e musica per prendere contatto con una delle pagine peggiori della storia. Molti, infine, i film attraverso i quali gli studenti ritorneranno agli anni dello sterminio. La signora dello zoo di Varsavia, La vita è bella, Storia di una ladra di libri, Nebbia, In agosto, Una volta nella vita, Un sacchetto di biglie e Il viaggio di Fanny.